Bello a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Discovery Svapo per scoprire per l'appunto questo gioco che si chiama Toby The Secret Mine. E questo gioco allora è ambientato in un paesino inizialmente. Tu chi sei? Buongiorno. Avviciniamoci. Mi ha spinto lui indietro, io non ho fatto niente. E se mi avvicino ancora? Beh, orco cane, vieni qua. Balordo, non lo raggiungeremo mai. Comunque vi stavo spiegando, questo gioco è praticamente ambientato in questo paesino di montagna dove sono stati rapiti la maggior parte degli abitanti e tutte le persone che sono andati a... qua se cado? Ah, non posso cadere. Ah, play. Inizia così il gioco. Play? Facciamo play. E siamo già in un'altra ambientazione. Credo che sia quella a cui stavo arrivando adesso. In pratica, questi abitanti di questo paese sono stati rapiti e tutti quelli che sono andati a cercarli sono stati rapiti. Sono stati, non sono più tornati. Che cavolo sto dicendo? Mi sono confuso. E tu? Se mi avvicino, scappi anche tu? Sì, ma la musica. E noi siamo un bambino per l'appunto Toby che decide di non stare con le mani in mano, ma di andare a cercare i suoi compaesani. Quindi noi adesso andremo per l'appunto a cercare i nostri compaesani e un'avventura, un platform a scorrimento laterale, come vedete. Quella roccia lì non mi piace, infatti. Io come ci salgo là? Qua c'è sta sbarra qua che sembra rotta. Si può spingere? Sì. Ok. E dovremmo andare a cercare tutti i nostri amici, mettiamola giù così, in questo mondo, attraversando questa che è una foresta. Io sono arrivato fin qua perché la trama te la spiegano fino qua del gioco. Quindi adesso vedremo com'è. Quindi immagino che tu debba spingere. Puoi saltare, magari devo schiacciare qualcosa. No, lo prendo così. Ok, perfetto. Perfetto, adesso dove devo andare? Ok, di qua. Tanta roba. E questa qua sarà la trama principale del gioco che poi si va. Mi sono spaventatissimo. Che poi andrà man mano sviluppandosi, credo. Comunque della falsa riga di limbo più o meno il gioco. Se mi avvicino a te scappi, brutto stronzone. Ok. Vabbè, finora è un mini tutorial, cioè un mini tutorial ci fa capire come sono le dinamiche di gioco, quindi sarà molto molto semplice. Ok, vedete, è nel tutorial ancora questa parte. Col cerchio attiviamo qualcosa. Ok, queste qua, immagino di dover spostare questa per salire lì a destra. Ok. Adesso vediamo. Sì, perfetto. Perfetto, lui nonostante abbia un bastone in mano ed è il triplo di me, scappa. O ci vuole attirare da qualche parte. Qua c'è un'altra leva, ma queste cose qua non cadranno mica, vero? Mentre ci passo sotto, no. Ah, ok, praticamente ho tirato il contrappeso ed è salito questo. Questo dovrei andarci, ok, perfetto. Finora qua è tutto lineare e semplice. E tu non è che mi sbatti giù, vero? Se mi avvicino troppo, no. Ok. Ok, questi qua non li possiamo raggiungere mai nella vita, ragazzi. Cosa è successo? Ok, siamo andati in un altro mondo, perfetto. Sto dicendo mille volte, ok, dovrei smetterla. Andiamo avanti. Questa le... Sì, lì sotto c'è. Sembra brutta roba. No? Sì, me la fa alzare. Sono a tempo queste cose, dite? No, non sembra. Ok, gli animaletti non ci fanno male. Questi al... Alveari nemmeno, alveari saranno, credo di sì. Questo credo che sia tempo, si è alzato da solo. Si è alzato da solo. Sì, era tempo, era tempo. Ok. Lo so, l'ho visto anch'io. E se ci vado vicino? No, non è stata una buona idea per niente, immaginavo sarei morto. E se mettono... Potrò tirargli l'alveare? No. Cos'è che fa? Ah, quello si ciba. Ok, corri, corri, corri prima che finisce di masticare. Ah no, si è addormentata.
Quindi ragazzi, se noi gli facciamo mangiare quel topino lì, non so cos'è, si addormenta cosa c'era sotto. Mamma mia. Comunque la musica è bella, ragazzi. È veramente, veramente bella. Cioè l'atmosfera che ti mette. E... dove vado? Ah, ok. Ci sono, ci sono, ci sono. Ma io non posso comunque salire qua. Ci sarà indietro qualcosa? Sì, perché qua vedo delle... queste cose qua come si chiamano? Rotaie? Ah, ok. Abbiamo attivato questa. E qua l'unica parte che posso salire è questa. Ah, c'era una cassa, perfetto. Quindi adesso dovremmo spingere la cassa tutta a destra. Cioè tutta. Giusto quello che ci basta per farci salire. Abbiamo fatta. Ma noi qua sopra potremmo salire? No, ma possiamo andare di qua? Nemmeno. Ok, comunque guardate che bello. Quando andiamo al buio si vedono solo gli occhi, è fantastico. Quindi nel caso dovesse esserci un livello al buio, vedremo i nostri occhi. Beh, i ricci abbiamo capito che non ci fanno niente se sono ricci. E tutte queste cose qua, se ci vai addosso, le spacchi. Guarda, guarda. No, cosa ho notato? Se vai qua. No, sembrava che ridesse, boh, non lo so. Orco cane. Quindi sì, è a tempo, anche questa è appena scesa. Ci avremo abbastanza tempo? Sì. Non morire per l'amor del cielo, grazie. Ok, ce l'ho fatta. Sono quasi contento. O finora? Sono i primi livelli, sembra facile. E come... aiuto, aiuto, aiuto. E come faccio io? No, 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 no,
Ok. E lui è scappato tantissimo. Allora, adesso qui. Cos'è? Un sensore di movimento? Oh, sono salito. L'avevo buggato. Ah, ok. Ah, ce l'ho fatta. Ma davvero? Non pensavo di potercela fare. Ma devo portarla giù questa. Siamo sicuri, prima che poi la porto giù non riesco più a farla risalire. E sì, là sopra avevo visto una leva. Quindi immagino proprio di sì. Sto cazzo di sensore. Quindi adesso scenderà magari qualcosa dalle corde. Tipo che mi può essere, che mi fa salire. Vediamo. Quello. No, è soltanto... E adesso come lo ritiro su sto coso? Perché lì non posso. Se lo riporto di qua... Ma sto coso qua che cacchio è che fa? Ma va a cagare. Bastava schiacciare cerchio come la leva. È un bottone praticamente. Non riesco a salire, aiuto. Oh, ok, ce l'ho fatta. Perfect. Mi sta piacendo. Ragazzi, mi sta piacendo. Un gatto! Mio! 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 No, non ce l'ho fatta, aiuto. Ancora qua sotto, eri bastardo, vieni. Vieni. Dove vai? Oh, un altro topino lì, magari ci servirà adesso. No, invece no. E dove... Ah, quello lì prende e lo lascia lì senza niente. Ok, qua c'è già un altro di questi, proviamo a schiacciarlo. Ok. Quindi questo lo tiro su e giù. E a me serve salire là, sicuro. Perché c'è quello, quindi... Questo, ma questi pezzi qua sono molto easy, ve l'ho detto, perché secondo me è perché è appena iniziato, eh. Poi inizierà il vero degenero, a parer mio. Anche perché se la difficoltà è questa. Ok, basta toccarli per prenderli, quindi. Allora, adesso io questa qua, visto che l'ha messa qua inutilmente, la butterei via. Perfetto. Adesso quello come lo sposto? Allora, noi dobbiamo... andare su lì, quindi dovremmo impilarle. Ok, qua mica sì. Mica scendeva questo, sì, ok. Beh, dai. Questo pezzo è molto intuitivo. Dov'è che è, però?
Ah, qua, ok. Io spero che si veda bene. Orco cane adesso. Ah, si può risalire. No, 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 prima che lo faccio cadere. E mo? E io come faccio a fare il salto di due? Ah, è inclinata. È inclinata. Ah, ok, mi dà. Non è che cade giù? No. Perfetto. Fotonico. Fotonicissimo. E qua? Ah, vabbè, sì, qua devo schiacciare. E andiamo giù. Andiamo giù dove? Dov'è che andiamo giù? Ok. Cosa sono sti simboli? Qua spingi? No. Non fa niente, se salto nemmeno. Proviamo a andare su. Se va su e se si può. Ah, ok, sì. Porco cane. E... Boh. Cos'è sta cosa? Non è successo nulla? Non ho sentito rumore. Strani, di sorta. Di solito quando sblocchi qualcosa si sente tac tac. Oppure un'apertura della porta. Comunque sia, si sente un rumore quando fai giusto qualcosa. Per dirti, stronzo, hai fatto giusto. Comunque no. E proviamo ad attivare solo quel simbolo che ho fatto caso che c'è. Quel simbolo lì. Ok. No. Non è successo nulla. Ecco, già adesso inizia a farsi un po' più complicato. Questo simbolo qua. Non è che magari ci sono dei cartelli indietro, qualcosa che... Perché c'è solo quel simbolo, qua ce ne sono sei. Quanti è che ne posso... infatti prima mi sembrava di non poterne schiacciare di più. Ne posso schiacciare solo tre. Magari dietro ci sono dei simboli. C'è quella specie di Q. Ah, ok, vedete ragazzi. Ma sembro scemo, però... Vabbè, che è l'inizio, come vi ho ripetuto già mille volte. Poi sarà molto più complicato. È uno questa... Cos'è? Una X? Una... Dipende da che angolazione la vedete. Poi ce ne sono altre. No, però sono tre i pulsanti che ci fa schiacciare. Adesso dovremmo farli in ordine. O a caso. Come se quella X lì, questo pentesagono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo esagono. Adesso proviamo, ragazzi. Proviamo a vedere com'è. E quella Q. Cos'è che era? Me ne sono già dimenticati. La X? Ah, ok, l'esagono. Sì, che mi sono messo a contare i lati. Beh, io lo faccio in ordine d'apparizione, quindi il primo che avremmo dovuto vedere sarebbe stato questo. Poi questo qua. E poi questo. Non so se bisogna metterlo in ordine di apparizione, ragazzi. Li sto mettendo. Io ci provo. E ha funzionato. Magari si potevano mettere anche in ordine diverso, eh. Non prendete però roccolato quello che sto dicendo in questo momento. Non ne ho idea. Ah, è finito un altro livello. Ci sta. Buono, buono, buono. La pioggia. Ah, tra l'altro, una cosa che non vi ho detto, adesso qua, appena ho iniziato a registrare, si è messo a piovere e a tuonare, non so se lo sentirete dal microfono. Più o meno ha piovuto così, ma credo che durerà ancora poco. Nell'acqua potremmo andare, dite? Secondo me affoghiamo. Sì, ragazzi, affoghiamo. Ci sono rimasto un po' male. Quindi non si può toccare l'acqua. La luce? Niente, è soltanto... Ah, bastardi! Sono a tempo. Ok. Corri, 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 corri. Fermo. Quindi io credo che non ci sia serata migliore di questa per iniziarlo, visto che anche in questo livello piove e tira vento. Non ci voglio credere. Devo passargli sopra, dite? No. Per niente devo passargli sopra. L'unica. Oh, ma porco, quanto salti in alto? Ok. Non moriamo per l'amor del cielo. Piuttosto aspetto un'eternità. Allora, quello.
Quindi quando quello risale noi andiamo. Perfetto. E cosa è successo? Quello lì si è ucciso. E quindi? Io mo che faccio? Non posso far niente. Devo ritornare indietro. Quindi. Ma devo ritornare indietro davvero? Eh sì, non mi fa fare niente, ragazzi. Devo tornare indietro davvero. Ma ho paura. Morirò malissimo, infatti, lo sapevo. Ok, è già chiuso. Perché ci fa ripartire da qua? Cos'è quello? È un indizio. E perché prima sono morto, scusate? Scusate, prima ci ho provato ad andargli sopra. Boh. I misteri della vita. E mo? Ah, dovrò tornare giù. Immagino. E qua è lo stesso discorso. Orco cane, ci ha fatto il pelo. Quando quello a destra sale, cioè scende, noi andiamo. Perfetto. E adesso possiamo... Ok, quando è rosso non possiamo tirarla. Abbiamo capito, dobbiamo trovare un modo per tirarla, perfetto. La leva, ovviamente. Questi cosi cadranno. O sono scivolosi. No, cadranno, infatti. Aiuto, dai, scendi. Scendi, scendi. Ok, devo avere il tempismo anche di farla sta cosa. Ok, quando quello lì sale io vado, ok? Ok. Ok. Scendi, bravissimo. Ah, mi porta su così. Puzzona ladra. Mi sono cagato addosso, ho detto guarda che muoio un'altra volta. Ok, quindi di qua si va, sì. Oh, una chiave. No, di qua non si va. E ma la chiave cosa mi serve? Posso appendermi? No, non posso appendermi. Però potrei... No, aspettate prima di far cavolate lì. E di non poter più tornare indietro. Voglio vedere di qua se c'è qualcosa. Infatti c'è un nostro amichetto. Yeah. Bisogna anche esplorare in sto gioco oltretutto. Quindi questo è un pulsante, che cosa farà? Ah ok, fa apparire questa lì. Quelli appena ci andiamo su cosa faranno? Si attiveranno e ci schiacceranno? No. Ah, c'aveva il peso. E chi cacchio lo sapeva? Da qua. Ma voi siete matti. Ok, no, aiuto, mi ributto in acqua. Puzzona ladra, ragazzi. Ok, vediamo quando scendo adesso, corri. No, no, maledetto. Comunque vediamo se abbiamo... però non so se l'abbiamo liberato quello, se ce l'ha tenuto valido. Quindi ragazzi io vado adesso. Perfetto, ce l'avrà tenuto? Valido? Non credo, è tutto buio lì. Adesso io riprovo, No. Dai, vai di là. Ok, perfetto. Adesso rivediamo, perché non so se ce l'ha salvato più che altro, quindi non voglio... Sì, ce l'aveva salvato. Vediamo se schiaccio qualcosa, no, non ci fa vedere nulla. A parte che ce l'aveva salvato perché c'era questo qua anche di mezzo. Quindi avrei dovuto capirlo. Perfetto. Ah, pensavo fosse più complicato. Corri. Mio, sei mio, sei fotonicissimo. 4 su 26 e sono un bel po'. Sono in molti.
Ok ragazzi, mentre continua a piovere sia nel gioco che qua dove sto io, abbiamo visto un bel pezzo di questo gioco. A me piace veramente molto per ora. Il livello di difficoltà non sembra altissimo, ma erano i primi, cos'è, 4-5 livelli, quindi credo che si alzerà un po' di più il livello degli enigmi ambientali. E io porterò tutta la serie, porterò tutto il gioco, quindi se volete guardate i prossimi episodi e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!